Ciao, allora eccoci nel video del compro la vita del mese di gennaio, il video dove provo tutti i campioncini e decido se acquistare o meno un prodotto. Primo prodotto che sarà un lo compro è questa crema della Alchimilla, è la crema colpo ipnosi, emolliente, idratante per tutti i tipi di pelle. Dato che erano 7 ml, l'ho provata abbastanza a lungo. In inverno va via abbastanza velocemente, oltretutto, vabbè. E mi è piaciuta perché è una crema ricca e lascia, mentre la applichi, una leggera striscia bianca, come tutte le creme ricche, però va via subito e assorbe velocemente. È priva di profumo, infatti non ha profumo, e mi piace molto perché comunque è perfetta per la pelle secca oppure per l'inverno, perché vogliamo nutrire un po' di più la pelle. Quindi sarà un prodotto che, dato che anche l'inci è completamente biologico, quindi un ottimo inci, andrò a vedere dove si potrà trovare. Quindi questo è un lo compro. Andiamo avanti, e il prossimo prodotto è questa crema viso del Yves Rocher, di cui avevo due campioncini. È la Serum Vegetale Ride et Ferme Te, quindi è quella crema giorno per rassodare per le rughe. Allora, intanto è una crema giorno ricca, perfetta per l'inverno, ma non unta. Io trovo che anche come base trucco sia ottima, perché la vai a applicare poco prodotto, massaggia molto bene, assorbe velocemente e non unge. Quindi tutto il giorno la mia pelle, che è mista, non è unta neanche la zona T, quindi perfetto. Credo che sia ottima per l'inverno perché abbiamo detto che è abbastanza ricca. Il profumo è leggero ma non invadente. E che altro dire? A me è piaciuta, quindi sicuramente quando la trovo in offerta sarà un prodotto che compro. Altro prodotto, e questa è stata una rivelazione, è il profumo Hypnotic Poison della Dior. Questo è, ho due fialette ed me le ha date mia mamma, che ha detto: a me non piace, provalo tu. Che ho detto: vabbè, profumo da donna, lo uso, ok. Cavolo, mi è piaciuto tantissimo. È incredibile perché i profumi da donna a me normalmente non piacciono. Ma questo è leggermente speziato, quindi non è dolce, non è di quelli stuccosi. Quindi mi è piaciuto molto. Ha una profumazione che poi dura a lungo, anche sui vestiti li sento anche il giorno dopo, quindi è fantastico. E unica pecca, il prezzo. Ecco, diciamo che mi piace un sacco, ma non lo compro per via del prezzo. Per il resto è davvero incredibile, ma un ottimo, ottimo profumo. Iniziamo ora con il lievito, e come se lievito. Allora, questo è della Erborian, la CC Cream HD con SPF 45. Probabilmente per il fatto che ha un SPF 45, e quindi per la mia pelle è davvero, dato che è mista, è davvero troppo alto. Ma questa CC Cream è ricchissima, molto ricca, troppo cremosa, troppo pesante, e anche se ne uso una puntina e la uso su tutto il viso, mi va a diventare lucida dopo poche ore. Quindi, anche usata con la più parsimonia possibile, non è un prodotto che fa per me. Quindi, sicuramente io questo lo evito, e come. Ultimo prodotto di questo mese che evito, e come se evito, è questo fondotinta della Dior, il Nude Air. Siero colorato ultra fluido per la pelle nuda. Allora, intanto sì, ha una texture che è molto leggera, molto liquida ed è coprenza medio-bassa. Quindi è davvero di quei fondotinta che vanno bene per, ad esempio, un trucco nude, o chi non piacciono molto i fondotinta sulla pelle. Leggevo che ha un SPF 25 ed è aggiunta con ossigeno attivo. Allora, va tutto bene, perché alla fine per chi vuole un fondotinta nude questo ok, però si sente ancora, esatto, è troppo profumato. Ha una profumazione molto aggressiva, si sente proprio che è profumo. E credo che per un fondotinta così profumato non vada assolutamente bene. Oltretutto, il profumo persiste anche. Ad esempio, io che lo applico sulla mano, e prima di andarlo a picchiettare, lo senti anche dopo sulle mano, quindi anche se mi vado a lavare. È davvero una profumazione troppo aggressiva per un fondotinta che va sul viso. E poi il prezzo, discutiamo del prezzo. Quindi credo che me l'ero scritto. Sì, 30 ml sono 46 euro. Quindi lo evito anche per il prezzo. Quindi questo è un prodotto che super evito.
E questi erano tutti i prodotti, lo compro, lo evito, del mese di gennaio. Fatemi sapere se avete provato qualcuno ed è come ci trovate. Se vi è stato utile questo video, vi sono piaciuta, mettete un like e iscrivetevi al canale per non perdere le prossime recensioni. Ciao!